Ehi! Che fai lì? Niente, ti seguivo. Come mi seguivi? Sì, di nascosto. Mi incuriosisce quello che fai. Ma cosa fai? Ma perché non vai a scuola invece di seguire me? Perché a me non piace studiare. Cosa fai con quelle cose? Hai sete? Non ho il bicchiere. A me non fa schifo. Allora, mi dici cosa fai con quello? Ma non è tardi, non devi andare a casa. E poi tu non ti cercano. Se figurati, se io non ci sono, i miei non se ne accorgono nemmeno. Con questo registro suoni, vuoi sentire la registrazione? Sì. Oh, Magi, sogno io! Fammela riascoltare di nuovo. Senti, adesso devo lavorare. Però prima devo fare una cosa. Aspetta, devo mandare un messaggio a mia moglie per dirle che rimango fuori. Stasera devo registrare suoni al buio. Allora, com'è che ti chiami? Dorella. Sai che tua moglie è bella? L'ho vista tante volte. Ma perché le hai detto che aspetti il buio? È perché di notte i rumori cambiano. Ma non ci sono rumori nella notte. Ce ne sono pochi. Eh no, ci sono. Sono più deboli, ma ci sono. Ora ti dico l'ultima cosa, però poi vai a casa, ok? Prima dimmi l'ultima cosa. E però devi promettermi che andrai a casa. Ok. Però mi piace parlare con te. Imparo tante cose. Ma non hai detto che non ti piace studiare? Ah, già. No, ma voglio dire che imparo senza studiare. Mi fai ridere. Troppo comodo così. Vabbè, dai, ti dico questo e poi vai a casa, ok? Vedi, ci sono suoni che con le nostre orecchie non riusciamo a sentire. Tipo? Guarda l'orizzonte. Ascolta. Cosa senti? Niente. Ora ascolta con queste. Bello, è vero. Vedi, dopo quando tu andrai via, io punterò il microfono verso il cielo e sentirò un suono speciale. Quale? Dimmelo. Lassù c'è un suono bellissimo. Quale? Voglio saperlo. È un rumore, ma è il suono più bello del mondo, sai? Fra poco questo cielo si riempirà di stelle. È l'universo. E l'universo è fatto di stelle. Vedi, tanto tempo fa tutto quello che vedi poteva essere raggruppato in una mano. Così. E poi è successa una cosa bellissima. C'è stata un'esplosione. E tutto quello che era dentro la mano è schizzato via. Ed è stato proiettato nello spazio, ci credi? E nello spazio si sente ancora l'eco di quell'esplosione. Il Big Bang. Eravamo tutti insieme quando eravamo dentro la mano? Sì. Anche io e te? Io, te, gli alberi, gli animali, tutto. Tutto quello che vedi. Sì, per ora vai via, dai. Me l'avevi promesso. Posso venire altre volte? Ti giuro che non ti faccio perdere tempo con domande. Guarda e basta. Sì, per ora vai, dai.